Shalom, Shalom, shalom. shalom. Prima di iniziare, diamo tutta la gloria, potere, onore a Yahweh, Bahashem, Yahashai, Bahashem, Kakudash. Ricordiamo che Yahweh è il vero nome del padre nell'antico ebraico e Yahashai è il nome di suo figlio nell'antico ebraico, colui che oggi il mondo dall'ignoranza chiama con il nome di Gesù Cristo e conosce con l'immagine di Cesare Borgia. Diamo i doppi onori agli anziani apostoli della Great Millstone, GMS, agli anziani apostoli di Yasharala, di Israele, per averci insegnato questa verità e per il loro lavoro di ministero. Shalom. E salutiamo tutti gli eletti della casa di Israele, tutti i fratelli che fanno questo lavoro di portare la verità nei quattro punti della terra. E Shalom e Barakatam a tutti gli Akiam e Akwat che sono in questa verità. Shalom. Oggi vogliamo portare una lezione che parla del vero popolo di Israele. Vogliamo dare la definizione usando sia la Sacra Bibbia e sia la storia per portare alla luce ciò che è stato nascosto. Come dice la scrittura, come dice Yahweh Shai, quello che è stato nascosto sarà portato alla luce. E quindi portiamo alla luce questa verità, la verità del vero popolo di Israele, che è il popolo del Padre nostro onnipotente, il popolo che si è scelto tra tutte le nazioni della terra. E lo possiamo trovare solo attraverso la Bibbia, perché la Sacra Bibbia è una scrittura scritta da uomini ebrei, tra israeliti, ed è scritta per il popolo di Israele. E quindi nella Sacra Bibbia è raccontata la storia del popolo di Israele, quindi possiamo ritornare e trovare le origini e quello che ci serve, cioè gli indizi per capire chi è il popolo di Israele. Possiamo vedere dai Salmi 147, per iniziare, iniziamo con questa scrittura qui, Salmi 147, versetto 19 e 20. Ci dice: al popolo di Israele annunzia la sua parola, i suoi decreti e le sue leggi, ai figli di Giacobbe. Così non ha trattato gli altri popoli, nessuno ha conosciuto i suoi comandamenti. Quindi qui ci fa capire molto bene che il padre, Yahweh Shai, ha trattato con il popolo di Israele e ha dato i suoi comandamenti al popolo di Israele. Quindi si realizza quello che ho appena detto, che il popolo di Israele è l'unico popolo cioè che la Sacra Scrittura, la Sacra Bibbia, le Sacre Scritture sono scritte e fatte per il popolo di Israele, sono state scritte da israeliti per israeliti. Quindi ad oggi, come i cristiani, questa religione, il cristianesimo, che usano la Sacra Bibbia come loro libro, è un inganno, è una menzogna. È come prendere, cioè hanno preso l'identità, hanno preso le scritture di un altro popolo e le hanno fatte proprie. Ma qua questo libro non mente, non mente. Come dice la scrittura, il mondo passa, ma la parola del Padre non passa. E la parola del Padre dice che queste scritture, che questa è la storia per il popolo di Israele. Infatti rileggo Salmi 147, versetto 19: al popolo di Israele annunzia la sua parola, i suoi decreti e le sue leggi, ai figli di Giacobbe. Così non ha trattato gli altri popoli, nessuno ha conosciuto i suoi comandamenti, tranne che il popolo di Israele. Quindi è attraverso la Sacra Scrittura che c'è la storia di Israele e che possiamo vedere qual è la discendenza oggi, nei tempi di oggi. Quali sono i figli di Israele secondo la Bibbia, secondo la discendenza? Hai qualche precetto? Ecco, posso andare avanti. Sì, volendo per appoggiarti, hai Sì? sempre il libro di Salmi 148, versetto 14, che dice: esalta anche il corno del suo popolo. E la parola corno qui si intende il potere, ok? Esalta il corno del suo popolo, la lode di tutti i suoi santi, anche dei figli di Israele, un popolo vicino a lui. Lodare il Signore Ah. Yahweh, perciò qui è
molto evidente, vedete, un popolo vicino a lui, sì, ha avuto il patto con Abramo, ok? Attraverso il suo figlio Giacobbe, ok? Questo patto non l'ha avuto con nessun altro, tranne Giacobbe. È stato un patto che ha avuto con Giacobbe, perciò questo è il suo popolo. Poi ce ne sono altre tante scritture che pian pianino li tireremo fuori. Volevo Ah, solamente sì, aggiungere questo. ce ne sono moltissime di scritture che ricordano il patto e diciamo l'alleanza, cioè l'alleanza soprattutto che il creatore Yahweh Hashem, Yahweh Shai ha fatto con un popolo. E infatti qua andiamo anche a smentire la menzogna che ha portato la Chiesa, perché la Chiesa ha detto che con l'arrivo di Yahweh Shai, che loro chiamano Cristo, che deriva da una divinità egizia, cioè ha detto che ha portato una nuova alleanza, ma non ha portato una nuova alleanza, perché Yahweh Shai, ripetiamo, non è venuto ad abolire il vecchio per il nuovo, è venuto a portare alla completezza il vecchio con il nuovo. Ma per esempio, per far capire meglio quello che sto dicendo, se andiamo in Geremia, nel capitolo 31, capitolo 31, versetto 31, sì, dice: il Signore Yahweh Shai dice: verranno giorni quando io concluderò una nuova alleanza con il popolo di Israele, con il popolo di Giuda. Cioè, quindi sta dicendo che la nuova alleanza è sempre con il popolo di Israele e il popolo di Giuda. Questa alleanza non sarà come quella che ho concluso con i loro antenati, quando li ho presi dal paese d'Egitto, per farli uscire dall'Egitto. Essi hanno rotto quell'alleanza, ma io ho continuato ad essere il loro signore. Questa è l'alleanza che io concluderò con il popolo di Israele dopo quei giorni. Io metterò la mia legge dentro di loro e scriverò nel loro cuore. Allora io sarò il loro potere ed essi saranno il mio popolo. Quindi ci fa sempre capire che anche se abbiamo disubbidito, anche se il popolo di Israele è stato punito e castigato, comunque il Padre non rompe l'alleanza con il popolo di Israele e non la fa con altri popoli. L'alleanza rimane sempre con il suo popolo, con il popolo di Israele. E nella situazione che ci troviamo oggi, è una situazione come si dice, è una punizione per insegnarci poi a non disubbidire più. Comunque è importante dire chi è. Secondo le scritture, secondo la maledizione che è arrivata a Giacobbe, il vero popolo di Israele oggi sono i così chiamati neri, i latini e i nativi indiani d'America. E adesso andiamo a vedere perché diciamo questo. Perché come cioè la Bibbia contiene non solo la legge data di Israele, ma contiene anche la storia, contiene le future profezie sul popolo di Israele, in modo che gli israeliti possano riconoscere ed essere identificati negli ultimi tempi. E questo è quello che serve la scrittura. La scrittura serve a riconoscere gli israeliti negli ultimi tempi. E quindi, ripeto, il vero popolo di Israele ad oggi, secondo la maledizione di Giacobbe, che si trova nel Deuteronomio capitolo 28, sono i così chiamati neri, latini, i latini, i nativi indiani, comunque è sparso in tutto il mondo il popolo di Israele, perché molti si trovano anche in Scozia, Irlanda, oppure come nel mio caso in sud Italia, perché discendiamo dai Mori, ma comunque il popolo di Israele è sparso in tutto il mondo. Comunque tutto questo che stiamo dicendo noi è basato su fatti storici sostanziali, su libri e documenti, e principalmente comunque sulla scrittura. Come ho detto prima, possiamo andare a vedere nel libro del Deuteronomio, che è il libro delle benedizioni e della maledizione date alla casa di Israele per aver disubbidito ai comandamenti. Hai qualche precetto? Acqua, posso andare avanti? Sì, per appoggiarti, come vedete qui, il fratello ha detto che è vero, 12 tribù di Yasharala, come vedete sullo schermo, sono i così chiamati negri, i nativi americani e i latini. E vedete qui come sono sparsi in tutto il mondo, ok? E ogni tribù, ok? C'è Giuda che sono i negri, i così chiamati negri, Beniamino,
gli indiani dell'ovest, i Levi sono gli haitiani, Simeon sono i dominicani, Zebulon sono i guatemalani, i panamiani, ok, Efraim sono i puertoricani, Manasseh, cubani, Gad, i nordamericani, indiani, i nordindiani americani, Ruben, indiani seminoe, Naftali, gli argentini e ciliani, Asha, colombiani, uruguaiani, Issaca, Messico. E come ha detto il fratello che abbiamo disobbedito, la storia, il racconto della storia si trova bene nel libro delle cronache, anche nel libro dei re. E vedete che è iniziato tutto dopo la morte di Salomone, il suo figlio è entrato nel potere e questo figlio era il figlio di una donna dell'Amon, che Che è sono i, Geroboamo. sì, bravo, che sono i così chiamati giapponesi, e lui ha portato idolatria nella terra, ha fatto un abominio facendoli osservare comandamenti a altri dei, ok? Poi il padre ha distrutto la casa, l'ha separato in due, come vedete qui. È separato in due, avete il regno del sud che contiene tre tribù che sono i giudaini, i beniamino e Levi, ok? E avete la tribù del nord che contiene tutti gli altri, ok? E i primi ad essere portati in schiavitù sono quelli del nord, ok? Sono stati portati in schiavitù sia dai re degli Assiri e tutto questo è per castigo perché cosa succede? Ogni tanto quando andavano fuori percorso, perché Yasharala, Israele, ha un potere che va seguito con certi comandamenti che sono stati dati sulla monte di. Come si chiama la monte là? Sinai. Grazie. Sulla monte di Sinai. Hanno certi ordini che devono seguire. Una volta che vanno fuori, il potere che è Yahweh si arrabbia e li castiga. Infatti, questo è un popolo con collo rigido. E quando andavano fuori, il padre mandava per castigarli altre nazioni a prendere gli schiavi, a portarli via. Sono stati portati via sia dagli Assiri, sia dai Babilonesi e finalmente sia dai Romani. Ok? E ti lascio un precetto, poi ti passo. Vedete qui. Libro di Isaia, capitolo 45, versetto 17, forse ce l'avevi già? Ok, No. dice, bene ancora, dice, ma Israele sarà salvato nel Signore Yahweh con una salvezza eterna. Qui non dice, ma il mondo sarà, dice, ma Israele sarà salvato nel Signore Yahweh con una salvezza eterna. Non vi vergognerete né confonderete, mondo senza fine. Perciò, vedete qui, il mondo del Padre è l'Israele, ok? E infatti, se venite qui, perché quando tiriamo fuori questo versetto qui, la Chiesa vanno fuori il cervello, diventano pazzi perché non hanno la conoscenza. Loro si appoggiano sempre nel libro di Giovanni, capitolo 3, versetto 16, che dice, poiché Yahweh ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non muoia ma abbia la vita eterna. Infatti questa parola mondo qui, se andate sulle radici, vedete mondo qui, quello che intende è qui. La risposta è qui su Isaia 45, 17. Israele, un mondo senza fine. Ok? Perciò qui spero che avete capito un po' la cronologia di cose, il Certo. motivo perché sono stati portati in schiavitù, ok? E ti passo a. No, Ak, ho capito bel collegamento comunque, Khan. Beh, Ak, comunque discerniamo noi chi sono gli israeliti di oggi dalla maledizione del Deuteronomio 28. Riusciamo a capire chi è il vero popolo di Israele in base alla maledizione Khan, che si ha trova. colpito il popolo di Israele in passato, e voglio Deuteronomio leggere 28. dal
la maledizione si trova comunque nel capitolo 28 del Deuteronomio, dal versetto 15 al versetto 68. Voglio leggervi una piccola parte di questa maledizione per collegarvi comunque, perché le maledizioni del capitolo 28 rivelano che la casa di Giacobbe avrebbe sofferto economicamente, nello sforzo e nell'occupazione, e avrebbe sofferto come schiavi e come sottomessi alle nazioni pagane. Che Israele comunque sarebbe, la maledizione dice che Israele sarebbe stato in fondo alla società e che sarebbe dipesa dalle nazioni pagane per il lavoro, per il cibo, per le tradizioni e per la cultura. Cioè il padre ci abbandonava letteralmente nelle mani dei pagani. I pagani significa coloro che non conoscono l'Altissimo. E quindi le scritture indicano che il nostro popolo avrebbe subito tutti questi maltrattamenti, malattie, pestilenze, sarebbe stato vittima di violenza e omicidi. E se pensate ad oggi, chi è che subisce tutto questo? Sono quelli che ricoprono l'ultima casella della società. Attualmente quelli che ricoprono l'ultima casella della società sono i così chiamati neri. Gli indios che erano i nativi indiani d'America che adesso si trovano in povertà, i latini, noi del sud, i terroni, siamo nella stessa situazione di povertà nel mondo comunque. Cioè, quindi la disobbedienza ad osservare i comandamenti e a praticare l'idolatria ci ha portato a questa maledizione. Voglio leggere dal capitolo 15. Versetto 28 dice: se No, non obbedirete scusami, scusami, capitolo 28, versetto 15. Hai detto contrario, versetto 15? Sì, vabbè. Capitolo 28, versetto 15 dice Yahweh Hashem Yahweh Shai: se non obbedirete al Signore vostro potere e non vi preoccuperete di mettere in pratica tutti i comandamenti e le norme che oggi vi comunico, sarete colpiti da queste maledizioni. E ci fa capire anche, qua adesso potete vedere se queste maledizioni le rispecchiano i così poveri della società di oggi o i falsi ebrei che oggi occupano la terra di Israele. Che potete anche vedere che coloro che oggi si dichiarano ebrei non riscontrano con queste maledizioni. Ad esempio, a me la maledizione che più mi salta all'occhio è proprio l'ultima maledizione. Cioè, comunque dal 15 al 68 ci sono un bel po' di maledizioni da leggere, adesso le leggiamo. Dai, Voglio Hack, prima. secondo me ti conviene leggere un paio così per dare la prova che davvero, cioè, avevi nominato proprio una maledizione che pensavo che volevi approfondire, ma non hai approfondito. È quella là che Ma avevi detto che saranno sotto economicamente. Anzi, leggiamo da 28.1 perché è un bel libro. Diamo. 21 parte con la benedizione anche. Anzi, oh, scusami. È Sì, dal 15 che da parte la 15. maledizione. Allora dice: ma avverrà se non darai ascolto alla voce dell'Eterno del tuo potere, Yahweh, di osservare, di mettere in pratica tutti i suoi comandamenti e le sue leggi che io ti ho comandato oggi, che tutte queste maledizioni verranno su di te e ti raggiungeranno. Maledetto sarai tu sia in città e maledetto sarai tu sia nel campo. Ma quali sono i maledetti nella città e nel campo? Vogliamo vedere un po' della storia di schiavitù. Dove i negri, i così chiamati negri, sono Anche stati. i latini hanno subito lo stesso. Sto dicendo questo, i latini, anzi, i latini sono stati sterminati, sono stati a casa Latini, loro, li hanno. nativi indiani hanno subito Sì. tutti la stessa. Neri, latini e nativi indiani hanno subito questa maledizione anche. Quando parliamo di dei negri, vi ricordiamo che gli europei, ok?
prima c'erano i così chiamati negri in Europa, che sono i figli dei Mori. I Mori erano gli israeliti. Perciò ribadisco per l'ennesima volta, questa cosa di essere israelita non ha nulla a che fare con il colore della pelle, ok? Come vedete, mio fratello qui sembra un caucaso, ma lui è un israelita, perché la sua genealogia porta dietro ai suoi antenati, ai suoi genitori che provenivano dai figli dei Mori, ok? E questo ne abbiamo fatto parecchi video e parecchie lezioni riguardo questa cosa qui. E se vogliamo prendere ancora un'altra, dice in versetto 18: maledetto sarà il frutto del tuo corpo, il frutto della tua terra, il frutto delle tue vacche e il gregge delle tue pecore. Infatti, anzi, ac. Sì. C'è un'altra prova, c'è un'altra prova che fa vedere le due stirpe, ok? Che, anzi, andiamo avanti qui, perché quello che volevo dire è che se andiamo a vedere la benedizione che ha avuto Esaù, ok? Se andiamo a vedere la benedizione che ha avuto Esaù, Esaù è stato benedetto. Non vedo bene la tua faccia, lo vedo tagliato. Esaù è stato benedetto con il grasso della terra, ok? Esaù è stato benedetto con il grasso della terra, ok? E poi se andiamo a vedere nel libro di Esdra, è scritto che la fine del mondo è Esaù e il mondo ad avvenire poi è Giacobbe. Anzi, ve lo tiro fuori. Se vuoi aggiungere qualcosa nel frattempo che tiro fuori, se vuoi. Anche io volevo prendere i punti della maledizione del Deuteronomio 28 per rispecchiare con quello che succede oggi. Ad esempio, come mi sono anche appuntato, quando parla nella maledizione che il popolo di Israele avrebbe sofferto economicamente nello sforzo e nell'occupazione, possiamo leggere il versetto 16, dove dice: sarà maledetto chi abita in città e chi abita in campagna. I vostri cesti e le vostre madie saranno vuoti, saranno maledetti i vostri figli, i vostri raccolti e i natri dei vostri bovini, pecore e capre. Cioè, qua naturalmente sappiamo che ai tempi si viveva di questo, di raccolto e di allevamento. Quindi maledicendo a raccolti e allevamento sta maledicendo praticamente sta lo sforzo nell'occupazione, cioè quindi nel lavoro. E quindi possiamo vedere che ad oggi chi è che amministra l'allevamento, chi ha terre, chi ha sia agricoltura sia allevamento, non siamo sicuramente noi, sono sicuramente i popoli, cioè i neri, i latini americani, i latini e i nativi indiani non fanno parte di questa categoria che hanno queste ricchezze, ma anzi si trovano a lavorare. Come si dice che comunque cioè saremo dipesi dalle nazioni pagane, come ci dice nel versetto 43: gli stranieri che abitano in mezzo a voi avranno sempre più potere, mentre voi non conterete più niente. Essi vi presteranno denaro non più a voi a loro, diventeranno i vostri capi e voi sarete gli ultimi. Ok? Questa maledizione qua che è profondissima. Cioè, ci dice che gli stranieri saranno sopra di noi, saranno i nostri capi e noi saremo gli ultimi. Cioè, questa è la maledizione. Quindi già è questo che dovete capire, che se il popolo di Israele sarà gli ultimi, basta che guardate chi sono gli ultimi di questa società per capire chi sono gli israeliti. Mentre oggi, se andiamo a vedere i proprietari delle banche, si dicono che loro sono ebrei, ma... Cioè, per farvi capire, le famiglie Rothschild, Rockefeller, tutte quelle famiglie lì sono a capo, sono i capi delle famiglie bancarie, sono i più ricchi con denaro al mondo, quindi non rispecchiano questa maledizione. Cioè, qua la maledizione dice che saremo stati gli ultimi della società, e loro che sono ebrei sono i primi della società. E qua capiamo, molto importante, chi sono i veri ebrei. I veri ebrei sono gli ultimi della società, non sono quelli lì che oggi si proclamano ebrei, come possiamo leggere anche nel libro dell'Apocalisse, capitolo 2, versetto 9, dove dice: coloro che oggi si proclamano giudei non appartengono
non sono i veri giudei, ma Ma sono sono la coloro che sinagoga vanno di alla sinagoga Satana. di Satana. Ac, Quindi, sì. per appoggiarti, hai detto delle cose bellissime. E qui in versetto 36, secondo me, sì, consigliamo a tutti di Sempre del ok. consigliamo a tutti di andare a leggere, cioè, alla Va fine letto tutto, il capitolo va 28 letto del Deuteronomio. tutto, Va perché letto tutto. una volta leggi Deuteronomio 28 e non capisci ancora chi sono i veri israeliti, vuol dire che non è stato dato a te, ok? Leggo il 36 allora. Leggi versetto 36 e versetto 37. Versetto 37 è la più importante. Vai 36. Il Signore vi farà deportare insieme al re che avrete scelto in mezzo ad un popolo sconosciuto, a voi e ai vostri padri. Là adorerete dei stranieri, semplici statue di legno o pietra. I Ok. popoli in mezzo a cui il Signore vi farà andare prigionieri avranno schifo di voi, vi derideranno e vi prenderanno in giro. Chi sono oggi quelli lì che sono, come dice qui, avranno schifo di voi, vi derideranno e vi prenderanno in giro? Chi sono? Così chiamati negri, il terzo mondo. Anzi, aspetta, il versetto 37 è ancora molto più profondo se lo vuoi rileggere, ok? I popoli in mezzo a cui il Signore vi farà andare prigionieri avranno schifo di voi. Ok. Vi derideranno e vi prenderanno in giro. È quello che Ok. succede al popolo. Cioè, praticamente i negri sono denigrati, razzismo, il negro così, ma uguale al negro così i nativi indiani. I nativi indiani sono Sì. stati denigrati, i latini. Se voglio pensare all'Italia, i terroni, Bravo. i chiamati terroni di oggi, Bravo, cioè. infatti quello che non hai detto nel versetto 37 vi prenderanno in giro, ma quali popoli sono stati dati? Qui, se vedi qui, c'è scritto sulla Blue Letter Bible, dice: "E diventerai uno stupore, un proverbio e una favola tra le nazioni." Un proverbio vuol dire: ti chiameranno dei nomi, ti daranno dei nomi che non sono tuoi. Quali nazioni sono stati dati? Da black a negro, ai scimmie, ai teroni, Hai detto bene. cioè. E Can. diciamo, quali tra tutti i popoli sono stati condotti in Sì, altre ma se pensi nazioni? ad oggi, quali popoli sono così presi in giro e schifati ad oggi? Eh sì. Sono gli israeliti, sono solo loro. E invece il versetto 36 dice: vi farà deportare insieme al vostro re in mezzo a un popolo sconosciuto. E ai vostri padri, là adorerete dei stranieri, Anzi, semplici statue di scusami. Bravo, legno o pietra. vedi, là è ancora molto profonda perché ci hanno portato via e ci hanno indottrinato. Tu sai che la prima navicella, anzi, la prima navicella che è arrivata in Africa a prendere schiavi, e volete sapere come mai sono arrivati in Africa gli ebrei israeliti? Perché nel 70 AD, 70 dopo la morte di Yahawashai, così chiamato Cristo, infatti, vi faccio vedere qui sulla scherma. Questo è storia, eh? Questa storia è stata portata da diversi scribe, anche come si chiama? Così chiamato Josephus, Flavius Josephus, che è un grande storiano. E vedete questa cosa qui, che vedete, lo vedrete a Roma, ok? È stato costruito in commemorazione quando sono stati in Gerusalemme nel 70 dopo la nascita di dopo la morte di Yahawashai. Hanno saccheggiato Gerusalemme, hanno ammazzato, hanno lottato, e quelli che sono sfuggiti, molti sono sfuggiti in Europa e tanti sono sfuggiti in Africa, ok? Soprattutto all'ovest dell'Africa, ok? E che cosa hanno fatto? Sono andati all'ovest dell'Africa, li hanno deportati, come hai detto tu, li hanno portati nel continente di America, che
E qua ti do un precetto, ti do un Vai. precetto, sempre nella maledizione di Giacobbe, capitolo 28, versetto 68, dice: il Signore vi riporterà con navi in Egitto. In Egitto c'è da dire che la parola Egitto deriva dal greco con aegyptos, che significa casa di schiavitù. Quindi dice: il Bravo. Signore vi porterà con navi in Egitto, cioè nella casa di schiavitù, e ritornerete là dove dissi io che non sarete più tornati. In Egitto, nella casa di schiavitù, cercherete di vendervi ai vostri nemici come schiavi e come schiave, ma nessuno vorrà comprarvi. Can, Cioè, dimmi, Hack, aspetta, Hack. chi oggi, al mondo d'oggi, se non i così chiamati negri o come i latini, sono stati deportati con navi nella Babilonia, nella casa di schiavitù moderna che è l'America? Cioè, qui si applica appieno. Tieni aperto quel versetto perché è molto importante. Sono grato a Padre Yahweh Hashem Yahushai che ti ha fatto tirare fuori questo, perché solamente con questo versetto possiamo anche saldare questa lezione. Perché prima di tutto si sa che non si sta parlando dell'Egitto antico. Dall'Israele a Egitto antico non ci vuole la barca, ok? Si attraversa, ok? E come ha detto il fratello, Egitto vuol dire casa di schiavitù. E qual è? Qui c'è la storia, come vedete. Oh, infatti, quello che volevo dirti prima, che torniamo sempre, che dove adoreranno dei di pietre e legna, ok? Vediamo. Vediamo, vi faccio vedere una cosa. Bene, allora, vedete, questa è Wikipedia. E cosa vedete? Jesus of Lubeck, Gesù di Lubeck. Cerco di tradurlo. E questa è la cosa che non vi dicono mai. Quando sono venuti a prendere i figli di Israele in Africa, ok? La prima navicella a decollare in Africa, in Ovest Africa, si chiamava Gesù di Lubecca. Questa navicella è qui, se leggete la storia, è stato finanziato dalla regina d'Inghilterra e tutte le famiglie bancarie più potenti. La prima navicella che è venuta a prendere gli schiavi si chiamava Gesù di Lubeck. E questo è un segno che hanno portato Gesù a questa gente qui, che Gesù è un nome falso, è una falsità, ok? Abbiamo sempre nominato, il fratello ha anche detto che è l'immagine di Cesare Boggia, ok? E vedi quel versetto che avevamo letto prima che parla di dove servirai dei di pietre e sassi. Nel legno. Sappiamo che la legna, i cristiani adorano la croce che è fatta di legna, ok? E i musulmani, queste sono le due religioni più popolate. I musulmani adorano la pietra nella Kaaba, ok? Pietra e legna. Ok? E vedete com'è questa cosa qui. E Jake, cosa fa Jake? Quando usiamo il termine Jake, si intende i figli di Giacobbe, israeliti, ok? E che cosa fa Jake? Jake, quando si trova ovunque, è il primo, lui prende la tua tradizione e adora i tuoi dei più di te, cavoli. Vedete i Jake in Islam, vedete i Jake in cristianesimo, sono ciechi, ok? E dai, torna, leggi di nuovo, perché infatti vi faccio vedere ancora, qui avete visto Gesù di Lubecca. È la navicella, la prima navicella che è andata a prenderli schiavi. E poi vi faccio vedere un'altra cosa. Cioè, qui se andate e scrivete le navicelle di schiavitù, vedete? Sono pieni di là. Ok, sono pieni su. E vedete come erano? No, scusatemi. Mi ha portato a questo sito che chiudo.
Vedete, dunque, vedete le immagini? Vedete quanta gente stavano, ok? Quale popolo è stato portato in schiavitù nella navicella? Perché questo è un indizio là, quello che avevi letto Ah, prima, questa. Scusami. che sarete portati in Egitto con la nave, ok? Perché i così chiamati ebrei oggi non sono stati portati da nessuna parte con la navicella. Infatti, tutte le foto che vedete, maggior parte, vedete se avete l'occhio dentro, se il padre vi apre l'occhio, vedete che sono tutti. Aspetta, se scrivo. Vedete, questi sono i così chiamati ebrei, ok? E questo è quando tornavano a casa, quando sono stati portati dai nazisti, bla bla bla. Vedete che c'è qualcosa di strano? Erano tutti proprio posizionati. Vedete che si posizionavano per le foto. Devi andare a vedere queste cose qui. L'ho visto l'altro giorno. Io credo che sicuramente i falsi ebrei meritano un'altra lezione dove dobbiamo approfondire storicamente da dove provengono i così chiamati ebrei kazariani, perché Can. loro discendono dal popolo dei Kazari, Ok, che sono i figli che sono di Ashkenazi, che sono i figli di discendenza di Ashkenaz, figlio di comunque Elifaz, discendenza di Esaù, figlio di discendenza. Esau. Vai avanti, Ax, scusami. No, dico sicuramente è importante perché comunque anzi dovrebbe essere la prossima lezione, perché adesso stiamo portando la lezione dove stiamo mostrando le prove storiche attraverso la Sacra Bibbia di chi sono i veri israeliti. Stiamo parlando di coloro che hanno subito le maledizioni che parla questo libro, e coloro che hanno subito queste maledizioni, ripeto, sono i così chiamati neri, i nativi indiani d'America e i latini, che hanno subito schiavitù, violenze, che hanno subito questa punizione, questo castigo. Ma sappiate che, come ogni buon genitore, se non punisci tuo figlio significa che non lo ami. Quindi è una punizione giusta perché noi possiamo imparare da questa punizione a non disubbidire più al nostro creatore Yahweh Hashem, Yahweh Shai. Io volevo anche, quindi già solo con il versetto 68 dove ci dice il Signore vi riporterà con navi in Egitto, sappiamo che storicamente gli ebrei non sono mai più tornati in schiavitù nell'Egitto moderno, ma ripeto, l'Egitto che si parla è una casa di schiavitù e coloro che sono stati portati con le navi sappiamo che sono stati i neri che per più di 300 anni hanno sofferto la schiavitù nelle piantagioni delle terre d'America E lo insieme ai stanno ancora latini e ai neri. soffrendo fino a domani. Stanno ancora soffrendo, però sai, oggi stanno soffrendo un po' di meno perché gli stanno dando il ciocco, gli stanno dando il dolcino, quindi è come se oggi stanno anche un po' amando la schiavitù, sinceramente, i nostri Ormai la fratelli. gente si è adeguato a. E poi che cosa volevo dirti? La schiavitù si è evoluto. Adesso sei schiavo nel tuo appartamento, ma ti senti libero. Lavori e devi pagare tutte queste tasse che non c'entrano niente. Sì, E alla fine can. sono forme di schiavitù. Ah, Dunque, scusami. sì. Allora, stavo dicendo, dunque, tutto questo nasce comunque tutto quando parliamo dei figli di Israele e abbiamo detto che l'accordo è stato tra il padre e Giacobbe, ok? Tutto nasce quando, anche prima della nascita di Giacobbe. Infatti, qui nel libro di Genesi, capitolo 25, ok? Eccomi. Inizio, ac, stavo dicendo che dobbiamo anche ribadire da dove è iniziato tutto. Tutto questo, come è venuto ad essere il popolo di Giacobbe?
il popolo di Israele, perché è importante, il motivo perché il padre ama Giacobbe e ha scelto Israele, hai capito? Anna, quello sicuramente, come ben sai, è una lezione profonda, che dobbiamo fare una lezione anche su quello. Eh sì. La lezione di oggi è concentrata sul vero popolo di Israele come si dice, concordato, simile a quello che c'è nelle maledizioni. Le prossime lezioni saranno i falsi ebrei israeliti che oggi occupano la terra di Israele, qual è la loro storia. E come detto appena adesso, un'altra lezione importante è quella là proprio delle origini, che le origini partono dal capitolo della Genesi 25, Sì. versetto 25, dove c'è la nascita di Esaù e di Giacobbe. È da Sì. lì che inizia questa storia, perché come dice quel libro, due grandi nazioni erano nel grembo di Rebecca, Ce due l'ho grandi. qui davanti a te. Questo è Genesi 25-23. E l'Eterno disse: due nazioni sono nel tuo grembo e due tipi di persone saranno separati dalle tue viscere e l'un popolo sarà più forte dell'altro. E l'anziano servirà il minore, ok? Giusto, perché stavi parlando del versetto. Questo è per dare un anticipo su queste due grandi nazioni. Queste due grandi nazioni sono i così chiamati bianchi di oggi, contrapposti al popolo di Israele, che sono gli scuri. E faremo una lezione anche su Sì, questo, faremo una Yahweh lezione. Shai volendo. Yahweh Shai volendo, sì. Ah, Dunque. avevo un piccolo precetto pure per mostrare chi oggi, comunque, il popolo di Israele. Come ci dice il libro di Isaia, capitolo 42, versetto 22, ci dice: ma poi questo popolo è stato spogliato, sequestrato e rinchiuso in prigione. Lo hanno saccheggiato e nessuno l'ha liberato. Nessuno era pronto a riscattarlo. Cioè, quindi ci fa capire che anche chi oggi riempie le prigioni sono la maggior parte del popolo di Israele. Ma Cioè, come sono loro, la maggior parte sono loro, la maggior parte sono loro. di chi oggi è in prigione, soprattutto in America, ma un po' in Babilonia. tutto il mondo, Eh sì. nella grande Babilonia. Quindi diciamo che noi quello che vogliamo portare in questo messaggio è, attraverso il Deuteronomio 28, che potete andare a leggervi anche voi, potete vedere a chi si riferisce ai tempi moderni di questa maledizione, potete capire chi sono i veri israeliti. E naturalmente voglio ricordare che, come ci dice come ci dice il libro dei Romani, capitolo 8, versetto 14, ci dice: infatti, quelli che si lasciano guidare dallo spirito di Yahweh HaShem, Yahweh Shai, sono figli di Yahweh HaShem, Yahweh Shai. Can. E voi non avete ricevuto in dono uno spirito che vi rende schiavi o che vi fa di nuovo vivere nella paura, ma ric avete ricevuto lo spirito di Yahweh HaShem, Yahweh Shai, che vi fa diventare suoi figli e vi permette di gridare Abba, che vuol dire padre, quando vi rivolgete al nostro Signore, perché lo stesso spirito ci assicura che siamo figli di Yahweh HaShem, Yahweh Shai. Quindi è lo spirito che abbiamo dentro che è la prova che quello che stiamo dicendo è verità. Se apprenderete questo messaggio con verità, significa che voi appartenete a questa casa, appartenete alla discendenza di Giacobbe, alla discendenza di Israele, se prenderete questo messaggio con verità. È lo spirito che vi guiderà. Quindi, come ci ha insegnato Yahweh Shai, siate come bambini. Siete come bambini, cancellate, eliminate tutta la dottrina e tutte le false filosofie che vi hanno insegnato fino ad oggi e ricominciate ad imparare da capo. Imparate e prendete quello che andate a studiarvi voi, quello che interessa. Non andate a prendervi gli insegnamenti dell'uomo, ma prendete solo la Sacra Scrittura, e dalla Sacra Scrittura, con lo spirito del Padre, sarete guidati. Naturalmente
Naturalmente, come ci dice il Vangelo di Giovanni, capitolo 14, versetto 15, se mi ami, osservi i miei comandamenti, e dice Yahawashai, e io pregherò il Padre affinché vi dia un consolatore, cioè la Ruach HaKodesh, lo Spirito di verità, lo Spirito Santo. Quindi è attraverso quello che possiamo ricevere questo messaggio con gioia. Quindi se qualcosa dentro di voi ha scattato, non fermatevi qua. Non fermatevi qua e continuate, continuate perché il senso della nostra vita è cercare il Padre nostro, è cercarlo. E come ci dice proprio Yahawah Bashem Yahawashai, chi mi cercherà con tutto il suo cuore, con tutta la sua mente, io mi farò trovare da lui, ok? Khan. Beh, Hai qualche precetto, Ak? non ho molto da dire. Dicevi prima che è lo spirito che dice chi è un vero israelita, ok? Non è il colore della pelle, perché sappiamo che i figli di Israele sono stati portati in diverse nazioni, si sono mescolati con diverse stirpe. È un bel racconto, si trova nel libro di Esdra, capitolo 9. E infatti è lo spirito qui, libro di Giovanni, capitolo 6, versetto 63, dice: è lo spirito che vivifica, la carne non giova a nulla. Le parole che vi dico sono spirito e sono vita. Queste sono le parole di Yahawashai. Perciò, se avete il sentimento, sì. Mo, dico, puoi chiudere anche, mi è venuto dal capitolo 8, versetto 32 del Sì, libro di Giovanni. vai, vai, vai. No, prendilo tu, prendilo tu. Cosa hai detto? Capitolo 8, versetto 32. Giovanni? Sì. 8:32. E chiudiamo, Hack, che devo andare. Infatti. E sì, l'ha tirato fuori proprio il chiodo sulla lezione e conosce. No, sono stato ispirato dopo quello che hai detto tu adesso Sì. di Giovanni sulla parola di verità, sullo Sì. E spirito della verità. Cioè. infatti lo spirito della verità è lo Spirito Santo, ok? Per avere questa verità devi avere lo Spirito Santo, ed è lo Spirito Santo che ti illumina il cuore e ti dà la verità. Infatti, l'ha tirato fuori il libro di Giovanni 8:32, e conoscerai la verità, e la verità ti renderà libero. Ok? La chiesa non ha una verità che ti rende libero. La moschea non ha una verità che ti rende libero. Nessuna religione sulla faccia della terra ha una verità che ti renderà libero. Ok? La libertà è di conoscere che ora siamo sotto, siamo in schiavitù, ma abbiamo un Salvatore che ci renderà liberi per sempre, e renderemo dietro tutto quello che sono stati fatti a noi, li renderemo dietro ai nostri nemici. Questa è la verità e questa è libertà. Ok? La libertà non sta nelle carriere, nei soldi o chissà cosa. La libertà sta nella conoscenza delle sacre scritture, ok? Detto questo, E conoscendo Ak Salak, conoscendo le sacre scritture, conosciamo la verità, che la verità di Yahawah Bashem Yahawashai, Khan. by Yahawashai, che noi aspettiamo il regno che Yahawashai è venuto ad annunciare, Khan. perché la verità che ci rende liberi è anche questo, conoscere il regno che sta per venire, è il Khan. regno che ha annunciato Yahawashai, è il Khan. regno del nostro Salvatore, il figlio amatissimo del Creatore. E quindi noi siamo liberi proprio per questo, perché come ci dice Yahawashai, di cambiare vita, di rinunciare a tutto quello che questo mondo ci offre per Scusami, avere l'occhio dritto. di rinunciare tutto e anche pregare affinché il suo regno possa venire. Vai, continua. E quindi è questo quello che noi aspettiamo, grazie alla Ruach HaKodesh, grazie Dello Spirito allo Santo. spirito di conoscenza che ci è dato, che ci è stato donato da Yahawah Bashem Yahawashai, che aspettiamo questo regno con gioia e quindi preghiamo affinché venga questo regno.
Alla prossima, Hack. Ok, ben detto questo, vogliamo dare tutti i lodi dovuto al padre Yahawah Bahashem, Yahawah Shai, Bahashem, Ruach Kodash. HaKodesh. Doppio onore agli apostoli e anziani della Great Millstone per averci insegnato questa verità che è la pura verità. Pace e saluti agli eletti di Yasharala che sono sparsi nei quattro punti della terra. E alla prossima, Shalom Mak. Shalom, Shalom, shalom. shalom.